Andiamo. Ma voi non sapete cosa ha combinato questo prima? Cosa combinato? Mi ha chiuso in camerino. Eh sì, per forza. Non ti permettere più. È tutto ieri sera che mi chiudi lì dentro. Assolutamente. Ho capito che non so fare il presentatore, ma mica mi puoi chiudere lì dentro, è caldo. Ma io non t'ho chiuso dentro ieri. Portami una bottiglia di birra. Io almeno, semplicemente so. Sono uscita e ho lasciato la porta chiusa alle mie spalle. Ah, ok, ok, sì, sì, va bene. E questa sera lui si è vendicato. Sì. Che cattivo. Dai, vabbè, vieni qua. Tre. No, basta uno. Vabbè. Vediamo se gli altri due te li meriti. Fai tu. Va bene. Di. Allora abbiamo, peggio per te. Abbiamo sentito i primi tre di questa categoria, la categoria junior. Junior, sì. E naturalmente sì, andiamo a conoscere la giuria. Come no? L'andiamo facciamo a conoscere. Facciamo ancora un altro applauso, un applauso alla giuria. Applauso alla nostra giuria. Ok. Che questa sera avrà un gran lavoro. Sì. Bene. Andrea. Comincio io? Ma certo. Comincio io. Allora, voglio cominciare con Lorenzo Giovagnoli e facciamogli un applauso. Ma possiamo fare l'appello come a scuola? In piedi, su Lorenzo Giovagnoli, dai, eccolo qua, un applauso. Ok, l'abbiamo conosciuto anche ieri sera, ok? Lorenzo Giovagnoli è un cantante, musicista e autore, ancora produce in Italia, quindi questo qui è un onore, ti fa onore. E nel 1999 fonda il gruppo musicale Odessa, una delle più stimate band del rock progressivo italiano attuale. Con questo gruppo ha pubblicato due album, Stazione Gessemani, Mellow Records, ok? 1999 e Final Day, Lizard Records 2009. Ha collaborato con il batterista dei Deep Purple, cioè tanta roba. E beh sì, tanta roba sì, direi. Attualmente insegna canto moderno, ok? Musica. Quindi ancora un applauso, ok? Al nostro giurato. Mentre io vado a presentare una giurata che questa sera per motivi, diciamo, gastroenteriti, possiamo dirlo? Sì. Ahimè, purtroppo non è qui presente, ma è importantissima per questo festival. E lei è Katia Conficoni, facciamole un applauso. Anche a distanza, Katia, dov'è la telecamera? Ciao Katia! Ciao Katia! Rimettiti presto e ci vediamo chissà, magari al termine del festival o il prossimo anno. Perché? Perché grazie alla collaborazione appunto con Katia e con Vocine Nuove, il primo classificato della categoria junior e il primo classificato della categoria teenager potranno accedere gratuitamente alle selezioni del prossimo anno. Ma ricordiamo che tutti coloro che vogliono iscriversi a Vocine Nuove, possono farlo online sul sito www.vocinenuovecastrocaro.com. Com, d'accordo. Visto che finale che ti ho fatto? Bravissimo. Eh? Inglese. Voglio continuare, ok? Sì, ok. Voglio presentare Noemi Bicchiarelli, ok? Ci siamo già conosciuti ieri, facciamogli un applauso. Eccola qua, Noemi, carissima. La nostra giornalista, che scriverà di me malissimo, di lei, chiaramente, la professionista del duo, ok? E quindi si occupa di musica, è qua per... E che musica! E che musica, ecco, che musica, la 43ª edizione del Gallo d'Oro, Che musica, maestro! Basta. Quindi, vai tu. No, vai no, tu. No, vai. Canta, non c'è problema. No. Allora, Noemi Bicchiarelli, dicevamo, ok, giornalista, editrice, ufficio stampa, organizzazione di eventi e pubbliche relazioni, con all'attivo esperienze importanti come la redazione della testata cartacea Il Ducato, redazioni di servizi televisivi per Ducato TV e creazioni di servizi radiofonici per Radio Ducato. Attualmente collaboratrice presso il Corriere della Sera, Corriere di Bologna e ufficio stampa all'Associazione Culturale In Cerimonia. Oh, hai lasciato le cose, un bel applauso. E poi io vedo anche Oscar Badioli, prego si alzi, buonasera, benvenuto anche a lei, buonasera, mi raccomando, occhio all'orecchio. E Stefano Campanelli, sì, lo facciamo, buonasera, passare. Un applauso, sì. Ci siamo poi conosciute, è un bravissimo professore, musicista, diplomato, insomma nell'ambito della musica veramente, tantissimi artisti questa sera, ma questo ospite speciale in giuria che vanta, non lo so, veramente ha fatto una carriera meravigliosa, cosa dire, nostro Gianni, e certo, è Gianni, eccolo! Gianni Sperti. E non... Hai il microfono? Non hai il microfono. E se io vengo vicino a te? Sì, perché vorrei... Diana, mentre tu ti avvicini, non sì. ti voglio interrompere, vado avanti, ma non possiamo dimenticare sì. Matteo Gaggioli, ok? Certo. Matteo Gaggioli, produttore e autore che ha collaborato con Tozzi, Masini, Gigi Proietti, Mattia Bazzar,
ma anche arrangiature e ingegnere del suono in collaborazione con Paul Young e Greg Mattison. Un applauso! Ancora un applauso. Ecco qua. Io vorrei lasciarti il microfono per un minuto, ma che so che avrà un'importanza veramente importante per questo 43esimo Festival Gallo d'Oro. E un messaggio per tutti i ragazzi che questa sera, insomma, vedrete sfilare qui sul palco e sentir cantare. Cosa vuoi, che messaggio vuoi lanciare a loro? Allora, innanzitutto i complimenti per i primi tre che ho visto, perché già dai primi tre ho capito il livello, e qua si parliamo di ragazze veramente che a quest'età hanno un talento e uno studio sotto. Quello che voglio dire è che mi è successo da piccolo di essere in un paesino, di andare a fare dei concorsi, di andare a fare degli stage, e da lì è successo poi tutto quello che ne è stata la mia carriera e il mio futuro. Quindi di non sottovalutare questo palcoscenico, perché questo palcoscenico può essere il primo trampolino di una lunga carriera. Questo è quello che voglio trasmettere a loro. E l'altra cosa che voglio dire è che intanto, se hanno la passione, lo si vede, lo si sente, lo riconoscono anche loro, di continuare comunque e di non fermarsi mai davanti al no, perché il no di oggi sarà un sì di domani, sicuramente. Grazie Gianni. Vi lascio, giurati, al vostro lavoro, e lo ricordo sempre: occhio all'orecchio.